questa sera la città di Agropoli festeggia il 15° centenario, ecco, di questo luogo bellissimo e incantevole che è la città di Agropoli, per l'appunto. Gennaro Benincasa, 100 candeline, l'amministrazione ha voluto insomma regalare una targa a ricordo per quanto riguarda questo momento. Sì, io per la verità mi reco ogni qualvolta c'è un compleanno di un nonno centenario presso l'abitazione, come è capitato stasera nel bar storico, quello di Agropoli, che ha festeggiato come attività i 100 anni qualche anno fa, per salutare a nome di tutta la comunità queste persone fortunate, e fortunate anche le famiglie che hanno goduto di questi anziani, di queste persone per un secolo di vita. Quindi abbiamo il dovere di dare questo augurio e lo facciamo con grande piacere. Sono momenti di gioia, di festa, traguardi per la verità molto molto rari. Nella statistica posso dire che soltanto due maschietti hanno raggiunto, almeno per quanto mi riguarda, nei 7 anni di sindacato qui ad Agropoli, i 100 anni. Poi sono state tutte le donne, quindi dovrete un po' spiegarci questo segreto, come fate anche in questo a superarci. E Gennarino poi è un personaggio storico, un pescatore, commovente quando ha detto che il giorno più brutto della sua vita è quando non ha potuto più frequentare il mare, recarsi a mare per pescare. Quindi vuol dire un uomo legato al mare, alla sua città, al suo lavoro di pescatore. Quindi un personaggio davvero simpatico e che andava festeggiato nel modo così come stiamo facendo, in maniera, dico io, così comunitaria. È proprio forse il mare il segreto della sua longevità e quindi ci auguriamo insomma che il mare di Agropoli possa portare buon auspicio a tutti i cittadini, giusto sindaco? Sì, senz'altro il mare, ma poi lui ha detto che non si è mai preso collera nella sua vita, quindi affrontare con serenità la vita senza disperarsi, senza brontolare, senza arrabbiarsi, probabilmente è una istruzione d'uso molto bella che probabilmente dovremmo utilizzare anche noi un po' di più. Non solo in veste di amministratore, ma anche come amico caro di Gennaro Benincasa e di tutta la famiglia, tant'è vero che l'assessore Benevento questa sera ha organizzato questa bellissima festa proprio per una figura storica quale quella di Gennaro Benincasa, da tutti conosciuto come noto pescatore, grande pescatore di Agropoli. Ma Gennarino rispecchia l'agropolesità. Era d'obbligo per l'amministrazione questa sera essere vicino alla famiglia Benincasa. Personalmente sono vicino a questa serata non soltanto come amministratore ma anche come amico della famiglia Benincasa e quindi perché non festeggiare Luigi Gennarino, noto pescatore agropolese che veramente ha dato tanto a questa collettività, e quindi abbiamo pensato come amministrazione di festeggiarlo alla meglio con una festa che ricorda i suoi 100 anni, soprattutto in questo posto che è il bar nazionale, che è il bar dei pescatori, e quindi ha accompagnato tutta la fase prima adolescenziale poi da uomo di Gennarino. Quindi da parte di Eugenio Benevento, in veste di nipote di nonno Gennaro, come tutti quanti un po' lo chiamano, un augurio particolare e sentito. Siamo tutti nipoti di Gennaro, infatti prima abbiamo il sindaco ha consegnato una pergamena a nonno Gennaro, quindi oggi siamo tutti nipoti di Gennaro, va il mio augurio da parte mio personale, della mia famiglia, ma penso di tutti i cittadini di Agropoli. In compagnia del grande nonno Gennaro che compie 100 anni. Allora, nonno Gennaro, raccontaci un po' la vita in mare, com'è stata? Per me è stata buona, per me è stata buona. Poi è già finito, ho 94 anni, già finito lì, perché non si può dire più. No, mia moglie era malata e gli ha visto la sua madre. Senti, ma quante cose hai visto tu navigando nel mare del Cilento? Io ho già visto. Ci racconti qualche cosina, qualche segreto? Sì, andavo che in Marticano a vela, prima. C'era nel Marticano a vela, quando io tenevo 15 anni, poi vai a 20 e c'era nel Marticano a vela, pigliavano i pesci, erano due barche. Io gli ho detto, fa la vela arriva, fai il sogno, hai attaccato, c'è lì un coppia, non capisco, e poi c'è lì, non c'era poco. Senti, ma qual è stato il pesce più grande che hai pescato? Già.
30 quintali. E come l'hai cucinato questo pesce? L'hanno buttato. L'hanno buttato? Sì, hanno buttato. Quindi non l'hai catturato? Hanno tagliato e poi hanno buttato a mare. Ah, ok. Sì. L'hanno tagliato e l'hanno buttato a mare. Per lei questo pesce, in da rete. Ho portato l'altro barco, ho portato l'Acropoli. Ho portato in coppa a banchina. Era lungo, 12 metri. Senti, ma l'hai incontrata mai qualche sirena, tipo all'isola di Leucosia? Dicono che c'era una sirena, una leggenda racconta di una sirena. L'hai vista mai? No, non c'è vista mai. No. Niente sirene? Tutti. No, talento santo. Poi saluto a tutti. Grazie a nonno Gennaro, è una grandissima e bellissima persona. Prima che saluto, sindaco. Basta.